Eccoci qui, buongiorno, buongiorno Francesco Boccia, Partito Democratico. Buongiorno. Accanto a lui Piero Bernocchi, Cobas, buongiorno. Buongiorno a voi. Un combattente. Saluto Tobias Spiller, buongiorno. Franco Furt, Radio 9 Zeitung. 900 milioni per la scuola, 700-800 milioni sblocco stipendi forze dell'ordine. Ecco, è questo che si riferisce. A la proposito dei precari della scuola, perché voi come Cobas aderirete a uno sciopero il 10 ottobre, mi sembra, di sì, capire il sciopero della scuola, però appunto i precari della scuola verranno stabilizzati, per cui mi domando perché, se proprio invece in questi conti c'è la volontà di venire incontro al comparto scolastico. Le risponderò rapidamente, però prima un'obiezione. Non è Draghi che decide quello che succederà in Europa. Draghi, come si dice, attacca il somaro dove vuole il padrone. Il padrone è il governo o lo Stato tedesco, il quale Stato tedesco sta imponendo da anni una linea fallimentare, assurda, e invece di cambiarla procede ancora più rapidamente. Non so quanti sanno che se c'è un paese che ha interesse all'Europa unita è la Germania. La Germania esporta in Europa l'82% dei suoi prodotti, no, e ne esporta in grande maggioranza proprio verso il sud Europa. Un crollo dell'Europa significa crollo dell'economia tedesca. Pur tuttavia il governo Renzi, come i precedenti governi, non riescono a opporre un'altra linea che è l'unica che ci può salvare. L'idea che si prepara una manovra correttiva, che significa ancora tagli di stipendi, ancora tagli di servizi pubblici, già si annuncia la chiusura degli ospedali, eccetera, è una linea fallimentare. Più tu abbassi i salari, i redditi della gente, la gente meno compra, non ripartirà mai niente, le piccole aziende falliscono, le grandi si salvano, tipo la Fiat, che dopo essere stata mantenuta dallo Stato italiano adesso scappa e se ne va. L'incantamento Renzi sta finendo, in Europa lo pigliano a pallate, questo mi pare chiarissimo, perché la Merkel proprio manco lo sta a sentire, ma l'incantamento sta finendo in Italia. Le lotte che si stanno preparando, questa della scuola è la prima, ha provato a vendere fumo dicendo assumo 150.000 precari, ma non ha detto dove mette i soldi e non ha fatto nemmeno il Consiglio dei Ministri. Ma a me va bene che assuma 150.000 precari, ma dicono gli altri precari, siccome ce ne sono altri 150.000 che hanno lo stesso diritto, non è che cacciate via noi. E hanno messo in piedi una mobilitazione che è partita l'altro ieri al Parlamento, si sono per la prima volta trovati insieme sia quelli che entrerebbero che quelli che non entrerebbero. Lunedì fanno un'altra manifestazione e tutto questo confluirà il 10 ottobre in uno sciopero della scuola, dove metteremo insieme, forse per la prima volta, studenti, insegnanti, precari, non precari, eccetera, eccetera, per dire: Renzi, stai vendendo fumo. Allora, cambiata. Un attimo. Interrompo perché volevo farvi vedere un'altra cosa importante. Una cosa importantissima: da oggi, per altri due giorni, a Roma si vedranno i lavoratori di tutti i settori, più o meno, centri sociali, studenti, che stanno tutti dicendo la stessa cosa: non si può andare avanti così, non ci potete imporre il precariato come sistema di vita, quando lo Stato italiano spreca miliardi in una corruzione che è diffusissima nelle regioni, nelle province, dove vengono dilapidate somme enormi. Ogni volta che c'è uno scandalo ci si rende conto. Il MOSE, avete visto, il MOSE era partito che costava 100, a parte che era un'opera distruttiva, ha finito per costare 1000, e questo succede non in Parlamento, pure in Parlamento, ma soprattutto nei comuni, nelle regioni, dove la corruzione è intricatissima, i soldi vanno trovati lì, perché non si capisce come mai le tasse sono le più alte, tra le più alte del mondo, ci sono spese pubbliche per i dipendenti, e abbiamo i contratti bloccati da 6 anni e ce li vogliono bloccare per altri 4 anni, i dipendenti pubblici italiani sono meno di quelli francesi e tedeschi, come mai lo Stato è in deficit? Perché c'è una fuga di denaro da ogni pizzo dove la politica entra dentro, a tutti i livelli, che coinvolge anche i cittadini, perché anche i cittadini spesso stanno dentro questo meccanismo di corruzione. Allora, però lo vedevo insomma un po' perplesso, però volevo chiedere ad Anfossi, perché qui Bernocchi dice, poi ci torniamo, qui Bernocchi dice la gente si sta accorgendo che appunto le promesse di Renzi sono... Anche il sondaggio di oggi l'ha visto, ce l'ha proprio lì davanti. Ma io ho un sondaggio nostro, perché stamane, oggi è venerdì, siamo al giorno dei nostri sondaggi, quindi noi diamo puntarelli. Perché non so se ha letto l'analisi di Pane Bianco, che io condivido, sì. È interessante vedere sempre che tiene la percentuale più alta Renzi rispetto al suo governo.
Però perché questo già nei leader è abbastanza però così, secondo me la lettura è proprio la gente segue Renzi perché dà quest'idea dell'uomo diciamo che di rinnova forte di della diciamo così la speranza, poi quando vede il risultato governativo sulla parte della promessa e della speranza allora abbassa Ravetto, il no, voi la state sostenendo Renzi con tutte le scarpe. Ma io perché glielo spiego, lui sta infatti, dimostrando sì. di essere molto più venditore di fumo del maestro Berlusconi ma il maestro Berlusconi gli sta presso Pappe Ciccia, perché anzi è lui che ha detto siamo già al governo, siamo al governo delle riforme, ma quale cacchio di riforme? Ne ha promessa una al mese, ma voi ve lo ricordate che doveva cambiare la legge elettorale, era la questione decisiva, la legge elettorale è ferma là, non l'hanno cambiata, doveva sciogliere il Senato per metterci quelli delle regioni che sono pure peggio, che l'ha fatta? No, bisogna ancora fare tre passaggi. Doveva posso fare riforma... replicare su questo perché è interessante, perché allora, però, è corretta. Spiegaci perché Berlusconi gli regge la coda, è importante. Se mi lascia sì. Teniamo questo, allora, però vorrei tenere questo punto perché volevo andare da Fossi, se no però interessante replicare perché se no passa il messaggio. Sono le 8:23, vabbè, però passa anche un messaggio interessante... così provocatorio a cui non riesco a rispondere. Ma noi le provocazioni ci piace tenere nell'aria. A me invece piace confutarle quando c'è anche sono provocatorie. Hai due ore, voglia. Bravo Bernocchi, ci aiuti. Abbiamo anche un'intervista a Maria Rosaria Rossi interessata sul fronte Forza Italia. Al Fossi, allora, lassù da Milano, dal settimanale Famiglia Cristiana, come la vedi la situazione, questa carne al fuoco che abbiamo messo? Mi piacerebbe fare una battuta alla Flaiano, la situazione è grave ma non seria, ma ecco. Il problema è questo. Allora, la prima cosa di cui non ha bisogno il mondo della scuola è uno sciopero, va bene? Tra l'altro mi sorprende molto che facciate uno sciopero su un provvedimento del governo che è uno dei pochi, diciamo, che è riuscito a sbloccare la situazione. Perché? Subito, perché come sapete le direttive europee... Non ha detto dove sono i finanziamenti, noi vogliamo che vengano assunti quei 150.000, non vogliamo che vengano cacciati, ma non vogliamo tutti gli altri provvedimenti che ci stanno là dentro, che mettono insieme tutto il peggio dei governi di centro-sinistra sulla scuola. No, lui si sorprende, io gli spiego. Vabbè, della spiegazione ottenuta. Poi da quando è che ti preoccupi degli scioperi? Allora, le direttive europee dicono che il precariato non deve durare più di 3 anni, tanto esatto. È vero che tutte le aziende private si sono attenute a questo tipo di normativa. L'unico ente che non ha rispettato questa normativa è stato lo Stato italiano, tanto è vero che i docenti venivano licenziati il 30 di giugno e riassunti il 1 settembre. Esatto. Ci sono dei casi francamente pietosi, cioè di poveri docenti, di colleghi che vengono riassunti ogni anno per 15 anni di fila. Bravissimo. Allora, ci sono anche delle sentenze che danno ragione giustamente ai docenti. Per cui, cosa ha fatto Renzi? Che è un po' malato di annuncite, no? Come dice lui stesso. Bravo. In mezzo a tutti questi annunci ha fatto un provvedimento che era assolutamente doveroso è necessario, perché altrimenti sarebbero arrivate altre sentenze, la Corte di Giustizia Europea ci avrebbe comminato altre multe, eccetera, eccetera. E quindi ha messo in sicurezza, ha regolarizzato la situazione di tanti docenti. Quindi questa cosa della riforma scolastica è una delle poche che ha, a mio parere, fatto giustamente il governo Renzi. Altre invece secondo me sono molto fumose, per esempio la storia della meritocrazia dei docenti, che secondo me è un escamotage per togliere gli scatti di anzianità, no? Bravissimo. Perché sapete che non ci sono più scatti di anzianità, e restituire un minimo, diciamo, di denaro in forma di meritocrazia, che ancora non si sa come avverrà, perché nel mondo della scuola la meritocrazia è una cosa molto seria e molto complessa, non si può risolvere con una battuta. Hai detto cose ottime. In questo governo ci sono, diciamo così, luce e ombre, e questo si riflette moltissimo nei sondaggi sul consenso dei cittadini, perché come vedete insomma siamo 50-50, c'è chi comincia a essere un po' deluso, che invece dice no, andiamo avanti. E quindi si tratterà di vedere cosa succederà nella ripresa autunnale, dove ci sono molti appuntamenti importanti. Esatto. È stato ricordato l'Italicum, la legge elettorale che è molto controversa, c'è la finanziaria, c'è la legge economica più importante, vediamo, di cui stiamo discutendo stamattina. Ci sono nodi importantissimi, soprattutto c'è il grande tema della lotta europea, della sfida con la Merkel. Non è vero che la BCE è schiava della Germania, nonostante la sede della BCE sia
a 10 metri dalla Deutsche Bank a Francoforte. Bravo. È vero, lo statuto risente molto dell'impostazione europea. La differenza tra la Banca Centrale Europea e la Federal Reserve, per esempio, è che la Federal Reserve può intervenire direttamente per aiutare l'economia americana. La BCE non lo può fare perché si deve limitare a contenere l'inflazione. E infatti stiamo vedendo i risultati, no? Siamo in deflazione. Metropolitana è il classico esempio che... Questo dibattito interparlamentare è interessante. Però siccome si è parlato di scioperi, si è parlato di tagli grasso della pubblica, sulle forze siccome noi organizziamo una legge di specificità è inaccettabile, Io sto, ma c'è tutto il pubblico impiego. Allora, io ho sentito una prima cosa di Boccia che ha detto Salvini ha detto una cosa demagogica. Salvini ha detto una cosa gravissima che spiega da dove viene la disgregazione interna del pubblico. Ha detto: non ci venite a rompere i coglioni, eufemismo, non ci venite a rompere i coglioni in Lombardia. Ma la sanità a Lombardia li hanno arrestati tutti. La metà non li hanno ancora arrestati, ma li dovrebbero arrestare. Hanno sprecato cifre pazzesche e poi dopo oggi leggi bisogna tagliare i piccoli ospedali. Questo sistema è generalizzato. Pubblica amministrazione. Gli stipendi della pubblica amministrazione, perché la spending review è partita che doveva colpire questi sprechi, ha capito che c'è una resistenza, ha detto tu non tocchi niente, caro mio, se no te ne vai, e si è ributtato sui dipendenti. 7 anni di blocco contrattuale. La gente ha perso il 20%, guadagna 1.200 euro di media e promettono di bloccarlo per altri 4 anni. I dipendenti pubblici italiani sono meno di quelli francesi, sono meno di quelli tedeschi, sono pagati circa la metà, ma che gli vuoi fare ancora? Quindi lo sciopero non riguarda solo i poliziotti, per la prima volta hanno parlato, ma riguarda tutti. Bisogna anche dire che i dipendenti pubblici non vengono licenziati come sono stati licenziati tanti dipendenti privati. Aspetta, la crisi economica ma va benissimo. Noi difendiamo, caro mio, tu fai famiglia cristiana, noi difendiamo i dipendenti privati e i dipendenti pubblici, non ce lo venire a dire a noi. E non è vero che i dipendenti pubblici non sono più licenziabili. I dipendenti pubblici sono licenziabili, ma in ogni caso questo non significa che devono lavorare a salari di fame. Anche in Germania non sono licenziabili, come sai, perché c'è proprio una regola che non li fa licenziare. In periodi di crisi, appunto, chi ha pagato il prezzo più alto sono stati spesso i dipendenti privati. Questo credo fosse l'appunto di Anfossi. Va bene, ma li difendiamo noi, mica giusto. Una battuta a Tobias Piper su quello che sta facendo il governo Renzi, così vediamo come la vede la Germania. Aggiungo qualcosa così, in tante regioni tedesche al momento la situazione è così, di 4 candidati insegnanti si prende 1. E poi se già mettiamo un po' in prospettiva le cose, in Germania ci sono 1/3 di bambini in più per questione di popolazione, ma il numero di insegnanti in Germania e in Italia è più o meno lo stesso. Gli insegnanti guadagnano il doppio in Germania, diglielo al pubblico, più del doppio. Allora se l'Italia, quello che voglio dire, se l'Italia avesse 1/3 di insegnanti in meno, certamente si potrebbe pagare in più. Gli insegnanti tedeschi fanno 30 lezioni o più alla settimana, l'orario identico, hanno poi hanno forse un po' meno ferie, li hanno tagliato la 13ª, per esempio hanno anche le ferie gennaio febbraio, hanno detto sai di economia ma di scuola hanno ne sai detto ai tedeschi voi avete non avete tedesco, più la 13ª, ma tanto dovete lavorare di più, perché in tempi quando sono stati licenziati i dipendenti di aziende private è stato detto allora voi non avete il rischio di essere licenziato, lavorate di più e non avete più la 13ª. Era questo l'argomento che si è fatto di allora. Poi se ultimo punto sulla scuola, con tutto il rispetto, ma io faccio semplicemente paragone, certamente questi grandi numeri di bidelli la Germania non li ha. No. Ma sei veramente mal informato. Intanto un insegnante tedesco, mio collega delle superiori, guadagna 7.000 euro nette. C'ha più vacanze di me perché fanno pure i 15 giorni gennaio-febbraio per le settimane bianche. Lavora esattamente come me. I bidelli, poveracci, li stanno cacciando via. Tra l'altro non so se sapete, gli LSU sono 30.000 poveracci
che fanno? Puliscono e assistono e sostengono da soli spessissimo un numero di studenti elevatissimo. Vabbè. Tra l'altro il numero alunni per classe, tu sei rimasto a 68, perché i numeri alunni per classe ormai in Italia ci abbiamo 35, 37, 38, è quasi raddoppiate in molte, quindi sei, insomma, lascia perdere, parla di economia, due insegnanti per classe, giusto? Due insegnanti per classe avete, giusto? Due insegnanti per classe? Ma di scuola parliamo? Ma di che scuola stai parlando? Cioè, abbiamo insegnanti delle materie, cioè, vabbè, lasciamo perdere. Allora, buongiorno, Anfossi, le faccio vedere questo perché... Il comico è il migliore. Vabbè, cioè, Grillo, scusate, sicuramente ha una dose di una grande comunicativa. Anfossi, no, volevo farle vedere questo cartello, così riprendiamo anche il dibattito che sollevava Bernocchi sul rapporto tra Forza Italia e Partito Democratico, perché non mi sono dimenticata. Brava, lei però allora, sì, si era dimenticata. Oh, no, ma lei voleva rispondere, no, che è una sera. L'ha detto che si dimentica. Siete due combattenti. Dura, allora, cartello 34. L'opposizione morbida, tra virgolette, di Forza Italia è responsabilità o debolezza politica? Responsabilità per il 49% degli elettori di Forza Italia, debolezza politica per il 41%, non saprei, 10%. Non c'era convenienza, del... dovevate mettere convenienza. Al di là del dato, 99%. Come la giudichi questa fase politica? Sì, conviene a voi. Ha ragione Bernocchi, a convenienza. Volgarità. Però voglio tornare al rapporto Forza Italia-Governo Renzi, se no non ci arriviamo. Allora, è esattamente il contrario di quello che viene qua detto qua dentro. Se io volessi avere un dividendo politico, e cioè aumentare il consenso, io dovrei mettermi esclusivamente a fare un'opposizione dura e ostruzionistica. Questo è provato. Anche perché per quanto i governi si impegnino e facciano, non riescono mai a fare, soprattutto un governo che promette molto, quanto i cittadini si aspettano. Quindi è provato che l'elettorato cresce, il consenso cresce, se tu fai un'opposizione critica, ostruzionistica, continua. Questo non solo in Italia, praticamente in tutto il mondo e in tutti i paesi europei. Quindi è esattamente il contrario. Se io dovessi fare un ragionamento, scusi, poi voglio finire il discorso. Il presidente Berlusconi aveva bisogno di uscire dall'angolo, si ricorda, sì, però, prima, scusi, del, io voglio, del patto della Zarina Buvera politicamente. Io tocco, c'era stata la decadenza da senatore. Io tocco tutti, andiamo, i punti, su. Io tocco tutti i punti. Quindi se io oggi volessi far aumentare il mio partito nel consenso, io oggi devo dire che fa tutto schifo, va tutto male e sono tutti degli incapaci. Punto. Questo è il mio dividendo politico. Ma non lo può la dire Berlusconi, scusi, la perché Berlusconi l'ha creato lui la metà di questo schifo, quindi non lo può dire. Berlusconi non la dice, pensa come te. Dice Anfossi. Le dico invece, secondo me, cosa deve fare un partito come Forza Italia e secondo me sta facendo. Sulle cose, allora, a me la riforma del Senato sta bene, sta benissimo, nonostante abbia delle lacune importanti, perché mi va a rivedere il titolo quinto che ha creato in questo paese, sul PIL di questo paese, dei problemi enormi, perché c'è la competenza concorrente regioni e Stato, per cui ha creato il caos su moltissime materie. Quindi io la appoggio quella riforma e sto facendo il bene del paese, lo so. Sulla parte economica io non faccio a prioristicamente quella che dice spero che tu fallisca, tu dovrai sbagliare. Io ti do dei suggerimenti sulla mia ricetta e spero che tu li applichi, governo. Se non lo fai, torno all'opposizione, le sto dicendo adesso io, sulla spending review. Vorrei una commissione parlamentare, perché secondo me il governo non sta agendo. Quindi è semplicemente un tifare per il paese e non per una parte politica. Questa è la semplicissima posizione di Forza Italia. Le ripeto, è la posizione più scomoda. Beh, perché dice la posizione Anfossi, comoda, al contrario, a chi dice come Berlusconi sento dire dai commentatori, in qualche modo è rientrato in partita in questo modo, guardi, altrimenti era fuori, era decaduto. Ma, da, guardi, da senatore, perdoni. Berlusconi è dentro o fuori la partita a seconda che i nostri elettori abbiano su di lui o meno il consenso. Non dipende da niente altro. Non dipende da niente altro. Lo decidono gli elettori se fuori dentro la partita. Posso fare una richiesta? Non a te, il governo, i commentatori, i giornalisti. Ascolta, Cobas, ascolta un attimo. Punto. Ti posso fare una richiesta a te a boccia? Non hai spiegato niente, ma insomma, pazienza. Ma magari tu la non richiesta, l'hai capito. No, la richiesta. Magari tu non l'hai capito. No, poni no, l'ho tema, capito benissimo. I giornalisti non sanno niente delle cose che sai. Hai già detto un'espressione grossa. Il però secondo me è un sindacato. Hai detto una cosa grossa. Con questo atteggiamento. Adesso ti devo chiedere una cosa. Non risolve niente. Io così, i tuoi iscritti, mi preoccuperei di avere un atteggiamento. Io non ti spiego come devi fare. Tutti. Ascolta, io però questo insultato, che ti sto per dire che è interessante. Anzi, uscite un attimo dalla vostra diatriba strano, parlamentare e cercate di guardare la sofferenza che c'è nel paese. Boh. Vi invito in particolare a seguire con attenzione la protesta delle scuole, la protesta che ci sarà con questo strike mitico di tre giorni che arriverà probabilmente certo, a un grande sciopero. La sofferenza dei precari, aspetta, però vabbè, abbiamo anche lottato per le vorresti non essere interrotta e però interrompi. E io invece ti interrompo perché stai dicendo tutti i giorni stai in televisione
bella mia, quindi hai tutte le occasioni, hai domani, io vengo qui una volta all'anno, quindi... E quindi devi fare lo show. Avrei quasi... Allora, no, ma non faccio lo show, ti parlo di cose serie. Ti dico, seguite queste sofferenze che sono grandi, perché i precari si sta preparando un provvedimento sul lavoro che massacra definitivamente, che massacra... Non siete, non avete detto ancora niente contro i Jobs Act, cioè una cosa che rende il lavoro precario. Per chi non lo sapesse, gli ascoltatori e ascoltatrici, tanto lei non mi sta a sentire, però lo spero di sì. E allora fammi finire, io ti dico che ci sono in Italia i tre quarti dei contratti degli ultimi 10 anni sono per precari. Precari che non hanno alcuna sicurezza di vita, precari che guadagnano mediamente l'anno 7-8 mila euro e devono essere mantenuti dalle famiglie, eccetera. Di fronte a questo che propone il governo, Jobs Act, ancora più precariato, che sta su... addirittura ci sono i quota 96, dice, ma dobbiamo ringiovanire. Ma guarda, in Parlamento l'abbiamo fatta io boccia sui quota 96, non l'ha fatta lei. No, i quota 96 la lotta la stiamo facendo da 2 anni e mezzo. Allora, prima di parlare, dicendo, non l'avete risolto. I quota 96 sono dei poveri insegnanti incastrati nella riforma delle pensioni che non riescono, non riescono a uscire. E voi non l'avete votata, l'avete bocciata. Quota 96 stanno ancora a lavorare fino a 67 anni, nonostante avessero diritto di uscire. È impossibile. Non hai fatto niente e Boccia lo sa. Chiedo un attimo di... L'ignoranza, scusate, possiamo evitare l'insistenza? Come ho la coda di paglia? Sì, perché l'ignoranza la stavo riferendo a quella che attribuisce a certi parlamentari su certi temi. L'ignoranza di certi parlamentari su certi temi e la disattenzione non solo non c'è, ma c'è la prova dei lavori parlamentari sull'impegno mio personale, del partito e anche, devo dire, del PD, su quota 96 rispetto al governo. E quando escono? Quello che spiace, no, ma forse ti darò i lavori parlamentari. Ma che ci faccio i lavori parlamentari se stanno ancora dentro? Dopo domani faranno un'altra manifestazione e poi non gli rispondete. Fortunatamente non spesso, perché io conosco tanti sindacalisti con cui veramente si può operare insieme, ma mi spiace quando vedo dei sindacalisti che per fare così lo show attaccano proprio il politico che aiuta i loro iscritti. Questo è un problema di questo paese, perché in nome del fare l'antipolitica generale, nel nome di dire la frasona che fa sempre effetto, voi politici non vi occupate della sofferenza, si va contro quei giovani come me, Boccia e altri, che lottano proprio per evitare questa sofferenza. Adesso sta distinzione, quindi io dico, vecchi, ci vorrà un po' di rinnovamento anche nel sindacato, forse lei è di un'altra generazione. No, guarda che io non faccio di lavoro il sindacalista, io faccio di lavoro il docente. I Gobas non hanno sindacalisti, difendono i lavoratori direttamente andando a lavorare, nessuno di noi è distaccato. Allora, mica so come gli amici tuoi sindacalisti. Buongiorno. Di questa vicenda è che lei, così perlomeno hanno riportato i giornali, ha proposto un patto ai suoi dipendenti. Sì. Cioè, cosa ha detto loro? I vostri stipendi sono ancorati al quanto produce l'azienda, ai guadagni dell'azienda, giusto? No, oggi no, e questo è stato l'errore. La nostra azienda, fino al 2007, sviluppo economico, pensate, è un'azienda che dal 2002 al 2007 ha raddoppiato il fatturato. In Italia e all'estero. Però adesso lei cosa dice ai dipendenti? Deve far finire i ragionamenti, altrimenti non si capisce. Cosa è successo? È successo che è arrivata la crisi. In 4-5 anni, dal 2008 al 2012, c'è stato un crollo non del fatturato del mobilificio, ma del mercato italiano, 50% in meno. Cosa è stato fatto, sbagliando secondo me, ma discutiamone, io non ho mica la verità in tasca, discutiamone. Dico, in realtà l'azienda, mentre i ricavi diminuivano, il mercato, i ricavi arrivano dal mercato, noi abbiamo continuato per una rigidità dei contratti collettivi di lavoro e per la rigidità di quello che chiede lo Stato, noi abbiamo continuato a sborsare ricchezza che non producevamo. È inevitabile col tempo. Piccini, se guarda me si mette male, perché rigidità dei contratti, in un paese dove un operaio metalmeccanico guadagna la metà del tedesco, lavora di più. Devi credermi, io non faccio discorsi, dico anch'io che è poco, ma non facciamo demagogia. Io dico che quando un mio dipendente mi scrive sul giornale che non ci sta, io lo capisco. Ma non ci sta a cosa? Qual è la sua non proposta ci sta a, lei cosa ha detto ai suoi dipendenti? Io ho detto, prima abbattiamo i costi di un sistema Italia che preleva il 54% della ricchezza.
Giusto. È quello. E allora dico, però guardate che siccome viviamo in un contesto globale dove questo tipo di capitalismo ha messo in concorrenza, negli appunti che vi ho mandato ho scritto, ha messo in concorrenza chi, l'operaio della Bulgaria, che costa un settimo, noi abbiamo una ministra Guidi che in sei anni ha spostato l'85% del suo fatturato dall'Italia alla Bulgaria, alla Romania, alla Serbia. Attenzione, come fa lei a dirmi di non toccate i salari? Lei ha già toccato... vuole diminuire no, i no, stipendi no, no, io voglio dire, ogni tre mesi io faccio un bilancio, sì, e io ho un controllo, sì, di gestione perfetto, chiaro, dell'azienda, facciamo un bilancio, vediamo l'azienda che ricchezza produce e in base alla ricchezza prodotta anche allo Stato dico, ti do quello, distribuiamo tra te Stato e i miei dipendenti quello che la ricchezza produce. Questo trimestre posso darti più del contratto, te lo do. Il prossimo trimestre, per una serie di circostanze che mi trovo a combattere contro il turco che mi porta i mobili in Europa o in Albania, io avevo un cliente in Albania perso perché sono arrivati i turchi che hanno un quarto, hanno gli stessi impianti macchinari nostri. Onorevole, li hanno uguali, stessa produttività, sì, e costa un quarto loro il lavoro. Allora i miei dipendenti dico, guardate che io non sono d'accordo di tagliare niente, anzi io spero di poter dare di più. Ma siccome questi 4-5 anni abbiamo distribuito di qui, non dico che era giusto o ingiusto, io non entro nel merito, ma abbiamo di fatto e dimostrato perché se abbiamo avuto bisogno dell'intervento dei soci che mettono il capitale e le banche ci danno le mani, vuol dire che in questi 5 anni abbiamo non distribuito. No, abbiamo distribuito più della ricchezza che producevamo. Ma i suoi quindi cosa le dicono a questa proposta? Allora, cioè di ancorare il salario a quello che è la reale crescita dell'azienda? Perché poi vorrebbe dire anche diminuire gli stipendi. Sì, esatto, no, fermagli. Io non dico di diminuirli, i stipendi ogni tre mesi in base al bilancio che produciamo, vediamo e comincio a dire al mio comune, sono andato dal mio comune a dire che mi tagli alcune cose. Piccinin fa uno spaccato diciamo anche molto interessante, sentiamo con la foga che lo contraddistingue. Quanti anni ha lei, Piccinin? Io ho 78 anni. Complimenti allora. Faccio da 50 anni questo mestiere. Piccinin ha sicuramente grandi meriti per tutto quello che ha fatto, però lui sa benissimo che non può essere questa la soluzione generale, perché i diritti dei lavoratori sono già stati massacrati, i salari sono stati abbassati. Adesso se lo guardiamo in un contesto nazionale, a meno che non li fa soci, allora signor Susanna, sentiamo lui con calma. Ma io anche penso, perché non so se la Ravetto intanto chiacchiera con lo studio, ma no, dicevo, è bello avere, ripeto, un sindacalista che dà a tutti degli idioti, tutti i ricercatori, ma tutto male, ma la soluzione, a parte che quello che Non c'è una soluzione. Cartello 25, il bonus di 80 euro ha inciso sui consumi della sua famiglia? No, per il 79%, sì, per il 20%. Diventerà strutturale, non lo sappiamo. Ha toccato 6 milioni di persone, è chiaro. Il 21%. Ma 30 non le ha toccate, 30 non le ha toccate. Ma questo l'hanno fatto, se tu incidevi su un'impresa, forse miglioravi la crescita e forse creavi liquidità. Almeno non andiamo in trasmissione a dire imprenditori avete ragione. Poi tutte le volte che c'è da fare qualcosa per l'impresa non la si fa, ecco. Poi, solo questo. Killer, una cosa vorrei capire però, allora, sembra in che questo non contesto è mai stato le riforme, sono stati in tre governi che hanno fatto per le riforme, non l'avete fatto niente voi, non hanno fatto come niente. Come se le fate così sta male. Allora, le riforme che il governo Renzi sta mettendo in cantiere, parliamo del Jobs Act, sul quale gli italiani hanno molta fiducia, perché anche lì abbiamo testato ne pensano, e il cartello 35, il 59% dice, pensa che il Jobs Act aiuterà l'occupazione, per cui diciamo c'è un'apertura di credito. Quando avete fatto l'indagine gli avete detto che cos'è? Perché quello legge Jobs Act, a parte in inglese, che sarà? Ma poi che c'è sta dietro? Se fidano di Renzi, perché Renzi ha detto queste riforme, ci può essere un'apertura di credito da parte dell'Unione Europea? Siamo ancora in tempo? Quanto tempo abbiamo? Questo voglio capire, nell'ottica rigorista merkeliana. La mia idea è di fare un passo in avanti, di lasciare dietro le vecchie ideologie e di fare uno scambio. Sì, da un lato lasciare perdere all'articolo 18 come simbolo, non come certamente chi viene licenziato ingiustamente deve avere diritti, ma
se volete, il totem, il simbolo dei vecchi diritti, il vecchio trattato, la vecchia cosa del statuto dei lavoratori. Se volete quello, nel mercato globale forse scappano le imprese. Dal dottore Bernocchi, sì, se ne deve fare ragione, questo dice Pinder. Allora, intanto io ho il massimo rispetto per tanto lavoro autonomo, noi organizziamo soprattutto il lavoro dipendente, questo è chiaro, ma perché tanti lavoratori autonomi preferiscono difendersi da soli e va benissimo. Loro sono stati massacrati da uno Stato che non ha mai, nessun governo centro-est e sinistra, aiutato sul serio la piccola impresa. Ma futuro, soprattutto, no, e adesso, però il passato non è secondario, perché sembra che adesso si pone il problema. Hanno perso, hanno chiuso aziende, negozi, ristoranti, bar, attività che vengono massacrate da... non è solo il fisco, è la burocrazia che gli rende la vita impossibile. Io non aprirei mai un'impresa autonoma, ma nemmeno dei 5 persone, perché te mandano al manicomio. Questo lo chiediamo. Voi siete rimasti all'articolo 18, ma quale articolo 18? L'articolo 18 è stato asfaltato. Il decreto Poletti, che non te sarai letto probabilmente, sai che cosa dice? Che si possono assumere per tre anni, 5 volte licenziare i precari. Adesso il Jobs Act leva pure quello, fa, come dire, i diritti crescenti. I primi 3 anni niente diritti, poi vediamo, e chi sopravvive? Cioè non c'è più st'ideologia a cui pensi te, che pensi al comunismo. In Italia quello 0,01%, non è questo. I lavoratori in Italia guadagnano pochissimo, hanno la metà dello stipendio dei vostri, lavorano migliore, di più. No, ma la risposta migliore non è bastoniamo ancora lungo. No, la risposta migliore è far crescere l'occupazione. Se cresce l'occupazione, ho capito, ma di chi è la colpa? Bisogna remunerare meglio chi sa fare delle cose. Fiat ha succhiato soldi allo Stato, non lui. La Fiat ha succhiato miliardi e miliardi. Appena le cose si sono messe un po' male, ha preso e se n'è andata. Hai visto quanto ha preso Montezemolo? Allora, 27 milioni di euro, no, allora 55 miliardi. Parliamo dell'occupazione. Allora, il operaio Volkswagen si è preso 7.000 euro di partecipazione all'utile. E allora quest'anno solo oltre allo stipendio si è preso il premio, perché se pari le imprese riprendono. Io, se vuoi vengo in Germania sul Jobs Act, state bene, ho capito, molti italiani non ti dicono, appunto, Bernocchi non sanno di che si tratta, anche se